E tutti i ragazzi mi hanno in questo nuovo video di Farming Simulator 19. Andiamo qui ragazzi in una puntata in cui andremo a fare un po' di sordini, un bel po' anzi direi, perché andremo a prendere la mini machine per vendere l'insilato, andremo a vendere i cavalli e faremo tutte queste cosine un po' belle. Prima cosa acquistiamo, diciamo, dai, noleggiamo la mini machine che non posso muovere. Ditemi un attimo solo ragazzi, scusatemi se attivo la super forza, ma per girare questa altrimenti devo fare dei casini, tanti casini. E quindi facciamo prima a fare in questa maniera. L'altro è molto più grande di quello di quando immaginavo, diciamo così. Quindi, ok, ora la accendiamo e iniziamo a caricare qua dentro. Vedete, raga, molto funzionale. Ho preso il feltrina. E sì, il feltrina, la durante ora, raga. L'altro l'ho venduto, tanto sono rallati tutti e due, almeno qua ne portiamo un po' di più dietro, no? Quello nei... non potevo portare sto tre assi nei campi, mi uccidevo. Non per il realismo, ma oltre a quello anche perché era proprio brutto da vedere. Invece così, diciamo, tanto solo per fare un trasporto, direi che va anche bene. Quindi ora, ragazzi, noi ci facciamo un viaggetto di insilato e poi dopo, poi me lo continuo. In modo tale che dopo facciamo anche la vendita dei cavalli. Sì, raga, perché i cavalli sono arrivati a 50.000, che è il massimo, quindi direi che si possono anche già andare a vendere. Perfetto, stacchiamo la milling machine. Ora per girare, oh, ecco, ora è un problemino abbastanza grave. Devo trovare un modo di girare qua. Ok. Avrei la super forza, posso darmi una mano, però boh, no, dai, proviamo senza, poi vediamo al massimo poi l'attivo. Perché raga, qua pesa un po' tanto, quindi non so se riuscirò ad andare indietro, questo è il massimo che posso andare indietro. Quindi direi che diciamo, ho fatto uno screen, bene così, va bene, va bene. No, no, troppo, troppo, eccola, ecco, ho fatto il guaio, ho fatto il guaio, cosa ho fatto ora? Ho fatto un guaio, ho fatto un guaio, sicuramente, ecco, raga, perché Copra fa sempre il guaio, ma altro che l'operaio, lo faccio io il guaio. Scusate, raga, è solo che credo che mi si stia rompendo il pad male male, perché sì, ora sto usando un po' il pad e quindi si sentono rumori strani, va bene, il dubbio. Andiamo a vendere l'insilato noi. Possiamo andare anche con l'astrocassone a vendere gli animali? Anzi, no, 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 perché quelli si possono vendere anche da lì. Butteremo un po' di soldini, raga, ma niente di che, quindi conviene. Quindi mettiamo la velocità un po' altina. In modo tale che possa andare qui. Sì, raga, qua se vedete un po' di questa lama di trebbia qua, perché in questo, la metà di questo campetto. Cosa è successo? Perché c'è l'erbaccia qua dentro? Oh no. Oh no. Devo anche dare il diserbo. Ma questo stadio posso toglierla con il sarchiatore? Vabbè, raga, lo farò io. Non vi preoccupate, niente di che, niente di grave. Logicamente è un campo. Potrei fare una cosa però, raga. Tanto l'altro campo lo teniamo ad erba, no? No. Però io non dico quello, ma almeno... Perché era là? Vabbè, lasciamo perdere. Almeno qua una cosa del genere, in modo tale che non viene più di tanto sporco, in modo tale che possiamo almeno passare col trattore quando devo andare di là, perché altrimenti chi ci cresce l'erba. Perfetto, va bene così. E andiamo dai cavallucci, dai nostri amici qui. Andiamo dagli amici, dagli amichetti. Un poco più qua, però fuori al cancello, perfetto. E dobbiamo vendere questi qua. Perdiamo poco poco. Ah, finalmente ho fatto pure un urlo molto maschile. Restituiamo cosa ho fatto? No, ho fatto cose che non dovevo. Stiamo dicendo, restituiamo un po' di debito. Che rimaniamo giusto a 70.000 di debito. Anzi, facciamo 50.000 proprio. Tanto abbiamo ancora l'insilato, quindi vedete qua 43.000, perfetto. Ora continuo a scaricare, io sto insilato, ragazzi, però l'altro, ora che abbiamo venduto i cavalli dobbiamo comprarne anche altri, quindi aspettate un attimo ancora, dai. Intanto compriamo anche gli altri, in modo tale che poi li teniamo qui, ne compriamo uno così, uno così.
Tra l'altro, raga, per quelli che vanno a scuola come me, da domani ci sto un po' in vacanza, diciamo, per le vacanze di Pasqua, quindi bene, bene. Ci riposiamo. Fuori dalla DAD, credo, almeno io ero in DAD. Cioè, mi sono incastrato in un palo, raga. Queste sono cose che solo io posso fare. Solo io credo di potermi incastrare in un palo con un tre assi, tra l'altro. Però ok. Quindi attacchiamo la milling machine, già che mi trovo. Cosa succede? Non ho attaccato niente, niente. Perfetto. Stavo dicendo, già che mi trovo qua, hanno detto, a te, pigliamo questa qua, no? Ma è infinito? Si è rotto tutto? Non carica più. Abbiamo stato attenti che è rimasta un po' di fula. Fula. La fula. Sì, è rimasta la fula fuori. Ah, raga, è rimasta la fula. Quindi dobbiamo stare anche attenti. Ma non va più giù sto coso. Scusa. Ah, e si era buggato. Può capitare con ste mod. Però. Eccoci qua. Ora siamo venuti. Qua ce l'ho messo tantissimo, tipo. Altro, ho fatto un po' il live, un'oretta. E poi me lo so finito io, raga. Perché era tanto da fare. Abbiamo fatto un po' di cose. Infatti vi ricordo di passare il live. Quando volete. Io ogni tanto faccio delle live. Ora facciamo a strisce, direi va bene, carichiamo un po' così, tanto che fa? Che fa? Non fa niente, basta che lo carichiamo, vendiamo, in modo tale che ci facciamo qualche soldino, dai. Sinceramente, raga, non so come venda qui. Ora, no, raga, ora ce la devo fare, una cosa tra me e la ralla. Cioè, voi se non ce la faccio, male male proprio, ma deve andare male. Ora, è una cosa tra me e la ralla. Dai, ce la possiamo fare, raga. 3 anni, 3 anni. 3 anni, 3 anni. Attenzione! Proprio a lui! Niente. Attenzione! Proprio a lui! Ok? Forse ce l'abbiamo fatta? Sì, abbiamo vinto contro la Larla, no? Perché ho tirato quel sì? Sembra tipo l'urlo che fa Cristiano Ronaldo. So che non sono esperto di sport, quindi non so cosa sto dicendo. Non guardo il calcio da una vita, però. Manco ieri sera ho visto i mondiali. Vabbè, lasciamo aperto. Quindi scarichiamo qua. Vediamo quanto porta, ma sto coso è gigante, sto biogas. Cosa si è preso? È assurdo, quanto porti, eh? Quanto porti? 100.000. Boh, facciamo andare un po' avanti, giusto per vedere se vende al momento. No, vende a mezzanotte, mi sembra logico. Però abbiamo smaltito un po' intanto, dai. L'altro, raga, ho comprato un peso qui, ora ve lo faccio anche vedere. Lo tengo qua, no? L'ho preso per il 180, logicamente. Vabbè, chi c'era in live lo sa per combattare. L'abbiamo usato un po' e già è diventato tutto arrugginito qua, ma com'è possibile? Cosa è successo a questo 180? Raga, l'avete visto anche voi? L'avete visto anche voi che si era buggata la striscia della velocità, tutta la benzina si era tutta buggata lì. Ma che... Disattiviamo la cosa qua, basta. Non voglio fare domande, sinceramente. Quindi andiamo. Carichiamo un altro poco, ragazzi. Ora ci carichiamo un altro po' di sti coso qua. È perfetto. Conviene. Tanto facciamo un po' di soldini in modo tale, raga, che possiamo anche comprare qualcosina perché eravamo poveri, poveri. Credo di rimanerne un pochetto, un poco poco poco, perché ho intenzione di fare un acquisto di Vaccario. Però poi vedremo. Intanto questa parte qua potrei, tipo, fino a dove ho fatto con questo, sì, dai, mi lascio questo pezzettino qua. Ora quindi basta qui. Quello voglio lasciare. Magari ora vediamo, potrei anche venderlo tutto. Vabbè, raga, poi vediamo. Magari lo vendo tutto, poi lo faccio un po' con l'erba. Queste sono cose che vedo poi. Quindi, tra l'altro, raga, sti cavalli fanno guadagnare tantissimo.
L'unica cosa è che la console, ragazzi, devi badare tantissimo, tipo ogni secondo che fai andare il tempo veloce devi andare a fare la cavalcata. Potrebbero mettere, secondo me, che se uno, nel senso, può disattivare o attivare la cavalcata giornaliera, in modo tale che... Non avevo capito perché non stesse andando, eh? Proprio come avete pensato voi. Non ce la farò mai, un 180. Quindi, comunque, però, come stavo dicendo, come avete pensato voi, appunto, non stavo capendo perché non andava indietro. Raga, oggi giornata di super forza perché si mi incastrano la qui, è un casino, raga. Una volta il live si è incastrato, mamma mia, ho dovuto ripristinare il trattore, raga, un parto. Perché ho disattivato la super velocità? Perché cosa ho fatto? Cosa ho fatto di male nella vita io? Eccoci qua. Tra l'altro il 180 non so se l'avete sentito anche voi prima, fa, quando usi la forza che lo fai andare indietro, allora praticamente si baga, fa tutto rotto. Però ok. Quindi raga, andiamoci a vedere sull'altro cassone di insilato. Oggi puntata un po' così, raga. Tra l'altro dovrei, sì, dovrei fare un'altra cosa. Dovremmo posare la trebbia. E poi dovremmo, devo anche, anzi devo, più che altro, perché questo lo farò off camera probabilmente. Devo mettere a sistema un po' queste cose. Devo posare il mais qui. Vi ho fatto un po' di mais, perché può sempre servire. Dobbiamo vendere i pallet, anche il pallet delle uova. Raga, tantissime cose dobbiamo fare. Qua non scaricherò mai così, quindi meglio che lo lascio così, dai. Tra l'altro mi sono appena accorto prima che mi è finita la benzina al 180. Proprio per questo motivo andiamo qui, distributore di benzina, e lo mettiamo qui, direi anche possiamo metterlo qui, eh? Magari qui che è vicino al contenitore, ci sta che è vicino al contenitore della benzina, secondo me. Così. Tac. Perfetto. Non scarica più, cosa è successo? Sì, me ne stavo andando io. Poi, ragà, anzi, direi che possiamo farlo anche ora. Facciamo passare la mezzanotte, giusto per quanto abbiamo guadagnato ora. Tanto a noleggio, tra l'altro, qua me lo toglie un attimo, c'ho solo quello. Questo qua. Eh. 50.000, ragà, eh. Non è male, potrei ripagare tutto il prestito e direi che lo famo anche, raga, perché altrimenti ogni volta devo pagare. Ta! E ci abbiamo ripagato tutto il prestitino, ci sono rimasti più soldi di prima, logicamente, raga. Ora sono le 16 del giorno, là non so cosa che per fine abbia fatto questo, torniamolo un po' indietro, magari, in modo tale che non si buggy, perché è un po' buggatuccio sto milling machine. Quindi andiamo. Prendiamo quest'altro poco di insilato che rimane qua. Poi, vabbè, intanto che lui prende, andiamo a prendere. Ecco lei. Devo vedere perché mi sa che questi, ecco, già hanno fatto un pallettino. Quindi no! No, 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 no. Ora andiamo a vendere un attimino, raga, eh. Andiamo a vendere. Tra l'altro c'è una roba che si mette direttamente sopra dove spawnano le uova. Che può essere un'idea. L'ha fatta Stevie. È un modder che fa tantissime mod, anche tantissime reskin. Che praticamente va direttamente, che è solo da PC, logicamente, va direttamente sopra là, in modo tale che appena spawna un pallet di uova, lui te lo venda in automatico. Ed è comodina. Comodino. Vabbè, quello là come cosa. E di qui la strada, sì, perché poi giriamo là e là c'è il coso, no? Sì. Noi andiamo a vendere le nostre uova. Uova artigianali. Dovrebbero fare tipo qualcosa, che ne so. Potremmo, devo cercare una produzione che si fa con uova, latte, queste cose qua. Che è carina come cosa, secondo me. Secondo me è carina come cosa. Poi boh. Però secondo me non è tanto male.
Sarebbe una produzione di Ivano che ho adocchiato, ma quando sono andato a mettere il floor è impazzito il gioco, quindi ne ho trovata un'altra, magari boh, troveremo qualche altra cosa. Intanto vendiamo questi pallettini e eccoci qua, ragazzi, siamo fatti anche i 6.000 dalle uova. Abbiamo estinto il prestitino e direi che per questo video in cui abbiamo fatto, vi voglio salutare però col 180 la Milling Machine, mi faccio anche uno screenetto. La faccio attiva in modo tale che scarica. Così. Direi che posso farlo ora. Perfetto. E io direi che per questo video è tutto, ragà. Dal vostro capo di video è tutto. Non so cosa altro dirvi. Bella.